Salve a tutti, sono Michele Nicolai e sono il vostro docente per questo modulo. In questo modulo andremo ad approfondire quelle che sono le disposizioni per l'attuazione degli interventi 21-27 FSE Plus e in particolare andremo a analizzare quelle che sono le informazioni per la gestione finanziaria degli interventi. Quindi vedremo in questo focus il piano finanziario e quelle che sono le regole e i vincoli previsti dal piano finanziario. Nel modulo successivo andremo a analizzare invece le principali regole sull'ammissibilità della spesa e nell'ultimo punto verrà analizzato invece quelle che sono le regole per quanto riguarda i controlli e le revoche e le sanzioni in caso appunto di inadempimenti della corretta realizzazione degli interventi. Dunque, rimando sempre per un approfondimento e per, diciamo, la lettura ufficiale al documento delle disposizioni che sono state approvate dall'autorità di gestione, e in particolare vedete riportato in questa slide quelli che sono gli estremi del decreto con il quale è stato, o dei due decreti con i quali sono state approvate le disposizioni. Ricordo sempre anche che oltre le disposizioni, la normativa di riferimento sulla programmazione 21-27 riguarda il regolamento 2021-1060, che è il regolamento generale che disciplina l'utilizzo dei fondi strutturali, il regolamento 2021-1057, che è il regolamento che disciplina il Fondo Sociale Europeo, e il DPR 22-2018, che è il documento che a livello nazionale disciplina l'ammissibilità della spesa. Quest'ultimo DPR è in corso di revisione per adattarlo alla programmazione 21-27, però ad oggi non è stato ancora approvato. E poi chiaramente le disposizioni della provincia sono quelle che analizzeremo oggi e che dettagliano quelli che sono i principali regole e vincoli che regolamentano la gestione degli interventi finanziati dal vostro programma. Allora, parlando di gestione finanziaria, così come diciamo contemplato e previsto dai regolamenti, le vostre disposizioni prevedono diverse modalità di finanziamento delle operazioni. La prima è un finanziamento a costi reali, la tipica modalità di finanziamento, quindi un finanziamento che prevede la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quitanzate e quindi il riconoscimento poi dei costi ritenuti ammissibili. Sono state introdotte delle forme di semplificazione. Una forma di semplificazione riguarda il cosiddetto forfè al 20%. Questa è una modalità attraverso la quale vengono riconosciuti i costi indiretti in maniera forfettaria, applicando una percentuale pari al 20% delle spese dirette ammissibili. Quindi verranno rendicontati unicamente i costi diretti e i costi indiretti invece sono riconosciuti con questo tasso forfettario. L'altra opzione di semplificazione è quella di forfè al 40%. In questo caso, a differenza del precedente, vengono rendicontate a costi reali soltanto i costi diretti per il personale che opera all'interno dell'operazione e a copertura di tutti i restanti costi dell'operazione viene riconosciuto un tasso forfettario del 40%. Cosa importante da sapere è che in entrambi i casi i costi che vengono, o diciamo gli importi che vengono riconosciuti col forfè non essere rendicontati perché sono riconosciuti con appunto un tasso forfettario. L'altra opzione di semplificazione è quella di utilizzare dei costi standard. In particolare, per il vostro programma, ad oggi sono stati previsti dei costi standard in alcuni casi che prevedono un UCS ora partecipante, per esempio quello per la formazione continua, dei costi standard che prevedono un UCS ora formazione, che è il caso dello sviluppo di competenze per l'occupazione, così come per lo sviluppo di competenze per l'integrazione socio-lavorativa per i soggetti vulnerabili, e un costo standard che è sia una componente ora formazione che una componente ora partecipante, che è il costo standard per la formazione, per l'adeguamento e la riqualificazione delle competenze.
Queste sono le diverse modalità di finanziamento che sono attualmente previste per il vostro programma. È chiaro che il singolo avviso andrà a disciplinare quella che è la modalità di finanziamento dell'intervento. Come viene quantificato il preventivo nel caso, in questo caso a costi standard, e poi vedremo nel caso a costo reale? Il costo standard a preventivo non sarà altro che una moltiplicazione della durata prevista moltiplicato per il costo standard di riferimento. Il consuntivo sarà la durata realizzata per il costo standard di riferimento e il valore ammesso in esito ai controlli sarà la durata ammessa rispetto al costo standard. È chiaro che il costo standard rimane fisso, quello che varierà sarà la durata che verrà riconosciuta. Vi ricordo che il parametro di durata è diverso a seconda del costo standard utilizzato. Questo perché, come abbiamo visto nell'analisi precedente, nel caso della formazione continua, il parametro è quello del monte ore partecipanti. Nel caso delle altre due tipologie di costo standard, SCO e CIS, la durata progettuale, ossia le attività progettuali ammesse, sono indicate negli avvisi e quella è la durata di riferimento, e nel caso di costo standard, invece, per l'ARC, le disposizioni prevedono delle tariffe ora formazione per l'attività di docenza, che sono fascia A e fascia B, per le attività di stage, che sono fascia C, e una tariffa ora partecipante, monte ora partecipante, che quindi diciamo, ci chiede poi di combinare le due tipologie di costo. Nel caso invece di un preventivo a costo reale, avremo semplicemente il dettaglio di tutte le voci di costo reale riferibile, che in particolare possiamo distinguere tra costi diretti e costi indiretti, e i costi diretti a loro volta li distinguiamo tra costi diretti di personale e costi diretti da quelli del personale, perché nel caso in cui l'avviso finanzi con il forfait del 20%, ovviamente il costo indiretto sarà determinato, come abbiamo visto precedentemente, su tutti i costi diretti dell'operazione, mentre invece nel caso di utilizzo dell'opzione del forfait del 40%, il costo dell'operazione in aggiunta al costo del personale sarà calcolato come 40% sul costo del personale dell'operazione. Le vostre disposizioni prevedono, nel caso di operazione finanziata a costo reale, un piano finanziario che dettaglia puntualmente quelle che sono le voci di costo previste, con delle voci riconducibili a ricavi, che possono essere previste per quote di iscrizioni o altri ricavi, e poi dei costi diretti del progetto che si distinguono in attività di preparazione, ideazione e progettazione, individuazione dei partecipanti, selezione, esame, prima accoglienza, elaborazione dei materiali, pubblicizzazione e promozione, predisposizione dei materiali e acquisto di beni e servizi per le attività di pubblicizzazione e promozione dell'intervento. Tutti quei costi relativi all'attività di realizzazione, quindi docenza, codocenza, tutoraggio, orientamento, l'accompagnamento al lavoro e sul lavoro, il sostegno pedagogico, la consulenza, le visite didattiche, i viaggi di studio e così via. Non vi leggo tutte le voci, ma le vedete qui chiaramente dettagliate nella slide. E poi abbiamo sempre i costi relativi alla diffusione dei risultati, con realizzazione di seminari e workshop e predisposizione di materiali per la diffusione dei risultati, i costi sulla gestione del progetto che si distinguono in direzione, coordinamento, monitoraggio e valutazione e supporto alla gestione. Attenzione perché questi costi sono quelli su cui poi incidono molte delle sanzioni che poi vedremo, diciamo, nell'ultimo modulo. Altri costi diretti come i costi della fideiussione, attività di traduzione e utilizzo di locali. E poi i costi indiretti, che sono quelli appunto che vedete qui richiamati nella slide. Costi indiretti, abbiamo già detto, possono essere fatti sul 20% del complessivo B, laddove
utilizzo i costi diretti col tasso forfettario del 20%, mentre invece laddove utilizzo il costo di altri costi forfettari sarà il 40% delle voci di costo del personale. Che cosa vuol dire rendicontare a costo reale e quali sono le informazioni che devono essere fornite? Nel caso di un'operazione che preveda il rendiconto conto a costo reale o il finanziamento con un tasso forfettario, quindi una parte dell'operazione che è comunque rendicontata a costo reale, è necessario dare conto, quindi fornire la documentazione che comprovi che l'attività è stata correttamente realizzata in modo conforme a quanto previsto dalle disposizioni e dai regolamenti, dare riscontro che le spese sono state effettivamente sostenute e sono ammissibili in base ai criteri di ammissibilità del Fondo Sociale Europeo Plus. E rispetto ai pagamenti, cioè che le spese sono state effettivamente pagate e i pagamenti quindi sono stati effettivamente maturati e sono pertinenti. La spesa per essere ammissibile deve avere una serie di condizioni, deve essere pertinente e imputabile direttamente o indirettamente al progetto. È chiaro che un acquisto può essere, diciamo, una spesa ammissibile, ma se non è funzionale al progetto diventa non pertinente e non ammissibile. Deve essere eseguita dal beneficiario o dal partner competente, deve riferirsi esclusivamente ad attività previste dal progetto approvato, deve rispettare le disposizioni che stiamo vedendo, deve essere effettivamente sostenuta e contabilizzata, è la contabilità del beneficiario, deve essere giustificata da fatture quitanzate e da documenti contabili con valore probatorio equivalente, laddove non c'è una fattura. Devono essere, come per esempio un cedolino, devono essere definitivamente pagati con modalità che consentono il tracciamento univoco del progetto, devono essere sostenute in conformità con la normativa nazionale, provinciale e comunitaria, ricordo sempre la gerarchia delle fonti, deve essere conforme ai massimali e alle tipologie di spesa previste dalle disposizioni, deve essere prevista dalle disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali, deve essere prevista nella domanda di finanziamento, deve essere coerente con le finalità e i contenuti del progetto e infine deve essere inserita ovviamente in una domanda di rimborso per poter essere poi rendicontata e deve essere sostenuta nel periodo di ammissibilità prevista dal regolamento, ma in particolare nel periodo di ammissibilità prevista dal progetto che finanzia questo tipo di percorso. Solo per gli interventi a costi reali e a forfè, il beneficiario deve assicurare un sistema di registrazione contabile che garantisca quindi una contabilità separata o una codifica contabile adeguata che consenta di identificare in maniera certa la separazione dei costi e dei ricavi relativi al progetto. Nel caso di amministrazioni pubbliche può essere utilizzato il capitolo di bilancio. Nel caso di soggetti privati è necessario gestire costi e ricavi del progetto con una contabilità separata oppure individuando un centro di costo che possa appunto rintracciare i costi e ricavi relativi all'operazione. Vediamo qualche indicazione rispetto ad alcune voci di costo. I contributi erogati nell'ambito dell'attività di formazione in regime di sovvenzione sono diretti a perseguire finalità generale e quindi, diciamo, hanno una natura di mera movimentazione finanziaria e quindi normalmente sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA perché non c'è un rapporto sinallagmatico tra l'amministrazione che finanzia e il beneficiario. Nei casi che, diciamo, di attività che non rientrano appunto in quelli in esenzione, l'IVA è una spesa ammissibile solo e soltanto se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, e l'IVA recuperabile quindi non può essere ammissibile anche se poi il beneficiario decide di non procedere al recupero di questa IVA. Alcune indicazioni per quanto riguarda le spese ammissibili: è ammissibile la spesa relativa all'apertura di un conto corrente utilizzato per il progetto finanziato. La spesa di contabilità o revisione contabile, se connesso ovviamente a obblighi che sono disposti dall'autorità di gestione,
la spesa della fideiussione legata all'erogazione dell'acconto, l'IVA, come abbiamo già detto, se effettivamente sostenuta e se non è recuperabile, qualsiasi imposta diretta, tributi, contributi previdenziari e sociali, sussidiari e stipendi sono ammissibili, relativi ovviamente alle operazioni di riferimento. Il leasing è ammissibile nel rispetto appunto delle quote di competenza e poi è ammissibile l'ammortamento laddove c'è un nesso con l'intervento finanziato e deve essere calcolato in conformità con le pertinenti norme contabili, deve riferirsi esclusivamente al periodo di finanziamento del progetto e i beni oggetto di ammortamento non devono aver usufruito di finanziamenti pubblici, perché sennò chiaramente andrei a pagare due volte il bene. È possibile anche utilizzare materiale usato. In questo caso è importante che il venditore rilasci una dichiarazione che attesta la provenienza del materiale e che il materiale negli ultimi 7 anni non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario. Chiaramente non posso pagare di più un materiale usato di quello che è il valore di un materiale simile nuovo. E, cosa importante, le caratteristiche tecniche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze delle organizzazioni e conformi agli standard pertinenti. Quindi non posso comprare macchinari che sono obsoleti e non più in linea con la normativa vigente. Ora, a parte queste piccole specifiche su alcune voci di costo ammissibili, nel caso di rendicontazione a costo reale è necessario sempre documentare e giustificare la spesa e in particolare bisogna fornire i documenti che originano la prestazione o la fornitura che deve essere redatta antecedente allo svolgimento della prestazione stessa, quindi la lettera di incarico e di accettazione per i collaboratori, l'ordine di servizio, l'ordine di fornitura. Quindi attenzione che se io devo fare una docenza oggi, la lettera di incarico deve essere almeno datata ieri, perché se no quella docenza non sarà ammissibile. Dobbiamo poi fornire i documenti di spesa che documentano la prestazione e la fornitura. Quindi, a seconda della tipologia di spesa e della tipologia di rapporto, avrò una notola o una parcella, un prospetto paga, una fattura. L'importante è che su questi documenti ci siano indicate appunto le informazioni ove possibile relative al progetto, non nel caso chiaramente di un cedolino che non potrò indicare il codice del progetto, ma nel caso di notola, parcella o fattura dovrò sempre specificare appunto quella che è l'attività che è stata svolta. Dovrò poi avere i documenti che attestano l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura, perché come sapete le spese devono essere state effettivamente quitanzate per poter essere riconosciute e quindi qui devo fornire copia del bonifico, non è mai ammesso il pagamento in contanti, non è ammessa la modalità di pagamento della compensazione, il bonifico deve riportare sempre la descrizione del CUP del progetto, l'F24 ovviamente per dimostrare il pagamento degli oneri deve essere quitanzato o in versione digitale con estratto conto dell'eventuale dettaglio con il pagamento delle ritenute d'acconto per i professionisti interessati. Il modello F24 può essere fatto anche in versione digitale con estratto conto allegato per il pagamento dei contributi IRPEF, INAIL, eccetera, eccetera, per il personale che opera sul progetto. In questo caso dovrà essere accompagnato da un'autodichiarazione che dimostri, diciamo, che dia conto che i pagamenti si riferiscono al personale oggetto di rendicontazione, dichiarazione sensi del 445, e poi, laddove opportuno, la documentazione relativa al tasso di cambio legando eventuali pagamenti in divisa. Infine, deve essere dimostrata la documentazione che attesta l'attività svolta, e questo verrà fatto con i timesheet che devono essere fatti online, i registri, i file log, i verbali a seconda del tipo di attività, i report, i prodotti finali e tutta quell'altra documentazione che possa dare in qualche modo conto dell'attività che è stata effettivamente realizzata. Vi ricordo che la documentazione di spesa deve essere vidimata con l'imputazione della spesa a valere sull'FSE Plus. Tra
trasmessa in formato elettronico per le verifiche amministrative, esibita in originale nel caso di controlli in loco, redatta in maniera analitica che consenta appunto di capire effettivamente come è composta il costo che viene rendicontato, deve essere in regola da un punto di vista fiscale, deve avere il dettaglio delle voci che concorrono al prezzo finale, deve essere registrata nel sistema contabile del beneficiario e deve essere totalmente pagata per poter essere rendicontata. Ultimo aspetto che volevo approfondire con voi è che le direttive forniscono dei massimali rispetto alle diverse voci di costo che abbiamo visto precedentemente. Quindi, ad esempio, l'ideazione e la progettazione prevede un massimale di 80 euro per un senior e 60 euro per un junior. Attenzione però che oltre al massimale di costo orario, su alcune voci di costo viene messo anche un massimale di ore che possono essere imputate rispetto a questa voce di costo. Quindi un progetto che ha una durata maggiore di 800 ore, minore di 800 ore è possibile, no, chiedo scusa, maggiore di 800 ore è possibile imputare il 10% di ore, fra 200 e 800 ore possono essere imputate il 30% di ore con massimo 80 ore, tra minore di 200 ore invece possono essere imputate fino a 60 ore. Come vedete, senza che le leggo tutte quante, anche per le altre voci di costo avete l'indicazione dei massimali, selezione partecipanti, esame delle competenze, prima accoglienza, elaborazione di materiali didattici e così via. È sempre indicato ovviamente il massimale di costo che si riferisce all'utilizzo di personale esterno. Sul personale interno andrò a riconoscere il costo previsto dal contratto collettivo nazionale. Per le docenze vi è una distinzione del costo nel caso di ore svolte da personale senior e ore svolte di docenza svolte da personale junior. Attenzione perché in alcuni casi l'avviso può prevedere degli obblighi di realizzare un certo numero di docenze da parte di personale senior. La codocenza è pagata esattamente uguale alla docenza. Nel caso di tutoraggio, il monte ore di tutoraggio non può superare l'80% della durata progettuale, con un costo massimo di 30 ore. Vedete, diciamo, il dettaglio delle altre voci di costo, diciamo, delle altre attività di accompagnamento, sostegno e consulenza, che sono quegli stessi parametri previsti per la docenza. Nel caso di viaggi, di studio, di docenze, di codocenza, valgono gli stessi massimali che abbiamo visto, precedentemente. L'organizzazione e la gestione abbiamo un massimale di 60 euro, l'attività di accompagnamento di 40 euro, quindi attenzione che l'attività che fa l'accompagnatore al massimo può essere retribuito con, 80 ore. Per le spese di vitto, viaggio, alloggio delle destinatari, si fa riferimento ai massimali previsti dal contratto collettivo nazionale con destinatari senza occupazione, con un massimo di 20 euro per il vitto e di 70 euro per l'alloggio, mentre invece il personale ha un massimo di 130 euro per notte. Vedete, diciamo, qui le ulteriori voci di costo, commissioni di valutazione 60 euro, d'esame 70 euro, servizi ausiliari massimo 30 euro. Le spese di vitto e alloggio o di personale esterno, anche qui vale la regola dei 130 euro, mentre invece per i destinatari vale sempre la regola di 20 euro e massimo per l'alloggio 70 euro, seminari 70 euro, materiali di diffusione 50 euro. Direzione, qui è importante perché sulla direzione e il coordinamento, oltre ad avere un massimale orario, abbiamo un massimale di abbiamo una serie di altri vincoli. Intanto può essere soltanto personale interno del beneficiario, oppure titolare di cariche sociali. Deve essere, nel caso di partenariato, esclusivamente il soggetto capofila. Deve essere al massimo pari al 20% delle ore della durata del progetto. Quindi se il progetto dura 100 ore, io posso imputare al massimo 20 ore di direzione. Stesso vincolo per quanto riguarda il coordinamento, che deve essere fatto da personale interno
o in questo caso anche personale esterno, e in questo caso il massimale è il 60% delle durata delle ore progettuali. Monitoraggio, nulla di particolare da segnalare. Supporto alla gestione, anche in questo caso, può essere fatto solo da personale esterno o da personale in delega. Possono essere affidate solo nell'ambito di interventi di formazione continua destinati al soggetto proponente e il massimale è il 40% della durata del progetto. Costo di fideiussione, costo di traduzione, chiaramente sono costi che andranno a costo reale, quindi nulla di particolare da evidenziare. Costi indiretti, ormai la quasi totalità degli avvisi prevede il tasso forfettario, quindi non c'è più l'esigenza, ma sappiate che laddove l'avviso dovesse prevedere dei costi invece rendicontati a costi reali, sono previsti dei massimali per i locali che vedete indicati, per le spese amministrative, per le attrezzature e così via, che sono chiaramente indicate in questa slide. Bene, vi ringrazio. Con questo, diciamo, approfondimento abbiamo analizzato quelle che sono le principali voci del piano finanziario. Abbiamo visto come gli interventi possono essere finanziati o a costi reali, e in quel caso l'esigenza poi di rendicontare le spese effettivamente sostenute, o un utilizzo dei tassi forfettari, dove una parte andrà a costi reali e una parte andrà col tasso forfettario, e quindi le due opzioni che abbiamo richiamato del 20 e 40%, operazioni finanziate a costi standard, dove invece non andrò a rendicontare i costi sostenuti, ma andrò a rendicontare l'attività che ho realizzato, che verrà moltiplicata per il valore del costo standard di riferimento rispetto alla tipologia di percorso. Grazie e per chi è interessato, ci vediamo al prossimo approfondimento.